Allora, siamo molto contenti di poter presentare insieme al collega, il senatore Aldo Di Biagio, questo disegno di legge. I motivi sono presto detti. Oggi come oggi noi viviamo in un momento in cui l'evento nascita è un evento che diventa sempre più prezioso perché diventa sempre più raro. Conosciamo tutti quelle che sono le politiche demografiche in Italia, quali sono gli indici di natalità. Sappiamo che siamo un paese seguito solo dalla Grecia per quello che riguarda, diciamo, il basso indice di natalità che c'è in Italia. Questo rende ogni bambino che nasce veramente particolarmente prezioso, non solo per la famiglia, ma anche direi per tutto il contesto sociale. E noi abbiamo bisogno di tutelare l'evento nascita rendendolo il più sicuro possibile. E questo è già un obiettivo di altissimo profilo. C'è poi un altro obiettivo che questa legge ha, che noi vogliamo rendere questo evento non solo il più sicuro, ma lo vogliamo rendere più sicuro secondo una logica che è una logica semplicemente del rispetto, chiamiamolo così, della natura. Vogliamo, come dire, accompagnare il più possibile la natura, evitando quell'eccesso di medicalizzazione che negli ultimi anni accompagna le nascite. Sappiamo tutti che l'Italia, se è il paese penultimo per numero di nascite, è in realtà poi di fatto il paese primo per parti cesarei. C'è una ragione in tutto questo, ce ne sono molte di ragioni, come succede sempre nelle cose, non c'è mai un motivo solo, no? Sono sempre più ragioni. Ma tra le ragioni, una delle ragioni che spinge le donne verso il parto cesareo è il desiderio di sicurezza, la convinzione che il cesareo possa essere più sicuro. E molte volte c'è quella situazione di ambiguità per cui un parto naturale, di cui un parto che avrebbe dovuto svolgersi secondo un principio naturale, ma nel quale in qualche modo non si è tenuto conto di complessità che si sarebbero potute verificare e quindi prevedere, finisce col diventare in qualche modo poi un parto cesareo, secondo una logica che, diciamo, non aiuta poi a vivere l'evento nascita come il cuore stesso della vita pulsante di una famiglia, il cuore stesso della vita pulsante di un paese. Cioè, si nasce perché è normale nascere ed è normale nascere in un certo senso all'interno di una relazione che sia soprattutto caratterizzata da quegli elementi di, chiamiamoli, di umanità, di presa in carico, di cultura, nella quale poi dopo l'accompagnamento tecnico, l'accompagnamento medico, sono appunto un accompagnamento ma non una sostituzione. Noi abbiamo lavorato molto su questo disegno di legge anche per un motivo particolarmente importante, che è il tema del rischio clinico. Di fatto in questo momento alla Camera c'è un altro disegno di legge che è in discussione in 12ª Commissione che riguarda proprio la gestione del rischio clinico. La gestione del rischio clinico, come tutti voi sapete, comporta tutta una deriva verso quella che è la medicina difensiva, quindi il modo con cui i medici si tutelano attraverso una serie di misure che porta a un eccesso, anche lì un eccesso di richiesta di analisi, un eccesso di indagini, con un aumento dei costi non irrilevanti rispetto alla struttura. E dall'altra parte, oltre all'aumento della medicina difensiva, abbiamo un aumento di quello che è il contenzioso medico-legale, ancora una volta con i costi enormi che il contenzioso medico-legale comporta. Quindi noi circondiamo quello che è uno dei temi che è più cari alla salute di un paese, che è il tema della salute dei suoi cittadini, lo circondiamo attraverso queste due false misure di sicurezza. Per evitare la gestione del rischio, noi intensifichiamo l'eccesso di richieste di analisi spesso inappropriate e un eccesso di contenzioso, quella che si chiama la mediazione, la dialettica, diciamo, della gestione della lite. Questo ha delle conseguenze gravi, anche perché quando noi ci muoviamo nella logica della gestione del rischio clinico scopriamo che le categorie esposte, come dire, al maggiore contenzioso sono gli ostetrici, gli ortopedici, i chirurghi plastici, i chirurghi della medicina, anche plastica e ricostruttiva. Però
per quello che riguarda il nostro incontro di oggi, è mettere a fuoco come il rischio clinico percepito con maggiore gravità riguarda proprio l'evento nascita. E quindi noi abbiamo bisogno di fare un investimento sulla nascita in termini di qualità di relazione tra il medico e il paziente, in termini di sicurezza dal punto di vista della, come dire, di un accompagnamento molto attento. Vedrete che per esempio nel nostro disegno di legge si parla per esempio anche di un'ecografia intrapartum per seguire punto per punto, momento per momento, il bambino come si muove, come si dispone, come in qualche modo va, come dire, accompagnato. E poi, cosa importante, tutto questo secondo noi dovrebbe riuscire ad abbattere il contenzioso, attenzione, non perché si nega la complessità o perché in qualche modo si fa passare sotto silenzio quello che potremmo chiamare un evento critico legato alla nascita, tant'è vero che noi vogliamo che la cartella clinica dell'evento nascita venga scritta, come dire, punto per punto e non ex post, che questo potrebbe comportare qualche volta, come dire, una narrazione alternativa a quello che si è veramente creato in sala parto. Noi vogliamo che ci sia una trasparenza nella nascita anche dal punto di vista della sua narrazione attraverso la cartella clinica. Quindi un parto più sicuro, un parto più sereno, un parto più solidamente ancorato a quella che è l'evidenza scientifica. Qual è il nostro problema? Il problema è che una legge sulla parto sicuro, parto naturale sicuro, simile alla nostra, non identica, perché è chiaro che il passare del tempo ti permette di mettere a fuoco alcuni aspetti con maggiore precisione e con maggiore concretezza, ma una legge di questo tipo sono perlomeno 4-5 legislature che viene presentata, senza mai giungere ad approvazione. Quindi il motivo della nostra pressione politica, per questo abbiamo voluto presentare insieme un disegno di legge sostanzialmente identico alla Camera e al Senato, per fare un'azione, come dire, di pressione positiva sul Parlamento, vedere, come dire, chi riesce in qualche modo ad arrivare prima, a calendarizzare prima la legge, perché vorremmo davvero che questa 17ª legislatura si caratterizzasse anche per l'approvazione del disegno di legge sul parto naturale sicuro. Ed è l'ultima cosa che vi dico, perché ci sembra che anche questa è una risposta totalmente in linea con l'ultima enciclica di Papa Francesco, in cui parla di ecologia, cioè un'ecologia del parto che in questo momento avrebbe bisogno di guadagnare attenzione nell'opinione pubblica, nella cultura che ci circonda, e quindi anche dovrebbe aiutare a sciogliere alcuni grumi di ansia e di tensione che ancora accompagnano le mamme quando si stanno per avvicinare al momento del parto. Noi vorremmo davvero offrire questa legge come un modo di partorire in sicurezza e in serenità. Grazie. Grazie Paola, buongiorno a tutti voi. La voglio ringraziare perché con il suo lavoro e la sua sensibilità medica e istituzionale ha reso possibile la discussione di un tema così delicato in Parlamento. Ringrazio anche i tanti che sono intervenuti, gli autorevoli relatori che con la loro esperienza e competenza sapranno certo essere un riferimento per l'argomento in esame. Sebbene non posso considerarmi un esperto in materia, non avendo nemmeno le basi scientifiche per poterlo essere, negli ultimi anni ho voluto occuparmi dei temi connessi alla salute perinatale e alla tutela della maternità. Scosso anche dai ricorrenti eventi di attualità che rapidamente finiscono nel dimenticatoio, purtroppo, e dalla esistenza di una zona grigia di gestione sanitaria, dalle conseguenze anche sotto il profilo della percezione socioculturale dell'evento della nascita stesso. La collega Binetti, da medico, è stata particolarmente esaustiva. È proprio questa chiarezza che ha portato al DDL che oggi presentiamo qui ha condotto a ricercare un momento di confronto pubblico che consiste nel far balzare all'attenzione pubblica le anomalie che condizionano i livelli di sicurezza talvolta limitati sull'evento della nascita. In primo luogo l'assenza di un modello clinico organizzativo del parto. Attualmente il parto naturale è affidato un po' al caso, lasciatemelo dire. Il più delle volte l'esito di questa casualità conduce alla nascita di un bambino sano e da una mamma un po' scossa ma in salute.
ma come ci verrà detto dalla professoressa Canfora, i dati statistici evidenziano come spesso il parto naturale conduca a tassi non trascurabili di nati mortalità ed importanti tassi di mortalità infantile e materna. In un paese che ambisce a qualificarsi come modello ed avanzato, non è tollerabile un trend di questo tipo. Da qui l'esigenza proprio di proporre anche in materia, lo dico provocatoria se mi permettete, un disegno di legge che introduca un modello clinico organizzativo puntuale ed efficiente nell'ambito del servizio sanitario, che oltre a rivoluzionare il modus operandi ostetrico, sostanzialmente privo di innovazione scientifica negli ultimi svariati decenni, come verrà evidenziato da referenti della CISA, gli conferisce parametri di trasparenza, responsabilità e sicurezza, virtù che al momento sono totalmente assenti, a danno anche di madri e bambini, ma cosa ancora più importante, accosta al parto naturale l'obbligo di formazione continua per gli operatori stessi, con l'introduzione di una sorta di certificazione di idoneità che consenta di coinvolgere soltanto coloro che sono adeguatamente formati, estromettendo personalismi da sala parto ed improvvisazioni. Tutto questo per creare le condizioni per un focus, ad esempio, sull'utilizzo della manovra di Christelle, che chiedo scusa ai medici ginecologi qui presenti, sembra proprio un tabù. Informandomi ho avuto modo di apprendere che alcune evidenze scientifiche recenti affermano che non ci sono indicazioni mediche valide per l'applicazione della stessa, che addirittura è potenzialmente lesiva della madre e del nascituro, ragion per cui si tratta di una pratica vietata in molti paesi europei. In Italia continua ad esistere, ma applicata spesso in modo errato, senza il consenso informato da parte della donna e senza quella esperienza e formazione e consapevolezza da parte degli operatori stessi, che stando agli studi e ai dati che i relatori avranno modo di condividere, risultano spesso ignari delle conseguenze. Siamo qui per ribadire in maniera convinta e responsabile l'assoluta necessità di promuovere la naturalità dell'evento della nascita, dopo gli eccessi di medicazione degli ultimi anni. Ma con la stessa convinzione ribadiamo che non è possibile questo tipo di promozione se restano le attuali condizioni. Se non si innesca un meccanismo riformatore, culturale, prima ancora che scientifico, resta impraticabile la strada della valorizzazione della naturalità della nascita. Con queste premesse non si intende criticare il cesareo, voglio dirlo in maniera molto chiara, ma è opportuno che questo sia limitato ai casi necessari e non sia un ex strategy per parti naturali gestiti male. Personalmente sono consapevole dell'effetto forte di queste argomentazioni per il mondo scientifico, considerando che si intende introdurre una rivoluzione. Non è nostra intenzione creare polemiche o speculazione. Vogliamo chiarezza, trasparenza e competenza, perché l'obbligo delle istituzioni è proprio quello di pretendere l'osservanza di queste condizioni. E il basso indice di natalità del nostro Paese ci impone scelte lungimiranti. È inaccettabile che nel 2015 si assista ancora a morti come quella della piccola Nicola a Catania. La gravidanza delle donne e successivamente la nascita non devono essere dei numeri, dei meri numeri, o purtroppo in molti casi un'occasione per fare business. In quanto rappresentanti dell'istituzione abbiamo un obbligo morale di creare le condizioni affinché il momento più delicato della vita, che è fondamentale per l'evoluzione di una società, venga tutelato in tutti i modi in cui questo è possibile. E dare strumenti di competenza, controllo e sicurezza al parto naturale rappresenta, a mio avviso, la giusta strada da intraprendere. Vi ringrazio. Adesso la parola alla dottoressa Canfora, che è ginecologa all'Università di Firenze, che ha seguito il tema dal punto di vista clinico, come sempre succede nel rapporto diretto con tante donne, e che sull'esperienza clinica ha fatto un'elaborazione, come dire, una sorta di meta riflessione su quello che significa la gestione del rischio clinico, su quella che è la complessità, su quelle che sono, come dire, le interfacce con le altre realtà istituzionali che riguardano in qualche modo
la sala parto che lo circondano all'intorno, dalla direzione generale, dall'ufficio del contenzioso, a tutto quello che questo rappresenta, e che quindi sa fare del problema che nasce in sala parto un punto di osservazione, una sorta di osservatorio sull'intero sistema sanitario nazionale e sulle problematiche che in questo momento lo affliggono in termini di costi, in termini di, io dico anche a volte, di scorrettezze, di cose che meriterebbero una lucidità dovuta al rispetto per la vita. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Mi presento, mi chiamo Luisa Canfora, sono ginecologo, lavoro all'Università di Firenze e per oltre 20 anni ho lavorato anche in sala parto nel Policlinico a proprio di Careggi. Fin dagli anni 80, ma sarò molto breve, fin dagli anni 80 mi sono interessata di nuovi modelli. Lavoravo all'epoca molto giovane per la regione Toscana e insieme alla politica dell'epoca, l'assessore Vestri, eccetera, abbiamo ideato, ovviamente insieme ad altri colleghi, un nuovo modello organizzativo sulla diagnosi prenatale e l'ecografia in gravidanza, che poi è stato adottato praticamente in tutte le regioni, e cioè le tre ecografie d'obbligo, primo, secondo e terzo trimestre, in un form che era comune in tutti i centri di ecografia. L'abbiamo ideato noi. Tre centri di secondo livello per la diagnosi prenatale, dove veniva effettuata appunto l'amniocentesi, all'epoca la villocentesi non c'era, e gli altri, all'epoca c'erano anche molte USL, e gli altri erano centri di primo livello, che si dovevano riferire, secondo un certo bacino di utenza, ai centri di secondo livello, con una formazione che è durata un anno, cioè la Regione Toscana ha formato tutti, e dico tutti, gli ostetrici ginecologi, dai primari a tutti gli assistenti, in ecografia. E così abbiamo potuto iniziare questo percorso che è, appunto, è stato vincente ed è stato adottato in tante regioni. Poi mi sono impegnata nel poter fare dei protocolli e linee guida sull'ecocardiografia fetale, e ho enfatizzato il fatto che in una famiglia che aveva già avuto un feto affetto da una cardiopatia, un neonato affetto da una cardiopatia, fin dal primo trimestre di gravidanza si può, con un'ecografia transvaginale si poteva, diciamo, vedere se c'erano dei gravi problemi, e così come sulla doppia flussimetria. Dal 2003, e quindi siamo nel 2015, mi sono impegnata e mi sto impegnando, e oggi sono molto contenta di essere qui, in un nuovo modello organizzativo sul parto naturale. Questa è un po' la storia e vi ringrazio. Allora, prego la seconda diapositiva. Allora, nel 2014 è uscito un bell'articolo sul British Journal in cui parla del danger of the day of the birth, cioè se noi abbiamo, se prendiamo una persona che ha 92 anni e che ha fatto un tipo di vita, free climbing, paracadutismo, insomma di tutto e di più, il momento più pericoloso e il momento più critico e il momento in cui poteva morire era il momento della nascita. Quindi, come diceva il senatore, siamo a parlare di un argomento molto molto importante e che viene sentito in tutti i paesi del mondo. Il 16 luglio 2003 avanti, nella terza edizione dello studio Marsh sulla medical malpractice, parlava che, scriveva che il 78,5% delle vertenze medico-legali, vertenze, era sul parto naturale, non sul cesareo, sul parto naturale.
sempre nello stesso studio si parla che l'85% degli eventi sono riferibili al neonato e il 41,33% sono richieste danni per una sofferenza fetale. Parlo di risk management, faccio anche parte io del CISE, il dottor Belli si scusa di non poter essere venuto, ma c'è un piccolo problema di tipo proprio di salute e quindi non è potuto intervenire. Molte sono le pubblicazioni in ambito di risk management, ne ho riportate solo due, una del Ministero della Salute, Commissione sul rischio clinico, e un'altra del dottor Ghirardini del 2010. L'assioma base del risk management è imparare dagli errori e non nasconderli. Vorrei sottolineare non nasconderli, altrimenti non si può andare avanti. Gli errori possono essere di due tipi: essere errori dovuti al comportamento umano, detto errore attivo, o un errore di sistema o errore latente. Diciamo che c'è un po' un overlapping di questi due errori, perché un errore di sistema ha comunque insito molti errori di comportamento umano. Diciamo che l'errore di sistema è molto importante e vediamo perché. Qual è all'errore attivo, cioè al comportamento, qualcuno, un medico, un sanitario che non si comporta bene, qual è la soluzione? È il miglioramento delle conoscenze e della formazione. Aggiungo questo, è anche, e qui parlo del parto e della gravidanza, una eticità proprio del personale che deve essere controllata ed acquisita. Mentre un errore di sistema, detto anche latente, vede come il sistema sia costituito da persone, tecnologie, procedure, non si colpevolizza nessuno, ma si considerano le condizioni nella quale accade l'errore e quindi si ricercano le cause del fallimento del sistema nelle dotazioni tecnologiche e anche nelle procedure. Quindi, i rischi clinici non sono circoscritti all'operare dei professionisti, dei singoli, ma dipendono anche da dei fattori organizzativi, gestionali, strutturali e tecnologici. Avanti. Gli esseri umani non li possiamo cambiare, però possiamo cambiare le condizioni in cui lavorano. Questa è un'affermazione di Reason, di cui penso che sappiate tutti qual è la teoria dell'errore. Avanti. Un teorema importante: meno sprechi danno più qualità e danno più sicurezza al paziente. Avanti. Nel corso degli anni si è cercato di attribuire anche delle definizioni di sindrome a tutto quello che non va bene nelle varie strutture sanitarie, dando un po' la colpa a fattori psicologici, dando la colpa a fattori anche economici, a fattori vari. Avanti. E quindi arriviamo al nuovo modello organizzativo che stiamo proponendo. Diciamo questo: secondo noi, perché siamo un gruppo comunque, ogni parte di questo modello, e ne vedete appunto 5, va a risolvere uno o più di un errore fra individuale e latente. È una questione di logica, ovviamente, cioè introdurre, come diceva la professoressa Binetti, l'ecografia intrapartum fa sì che l'operatore si debba formare e che dall'altro lato l'ospedale gli fornisca
un ecografo degno di questo nome e non l'ecografo lasciato nell'ultima stanza che non funziona, come del resto anche l'accompagnamento delle contrazioni uterine. Mi riferisco a un lavoro di cui mi vanto di essere il primo nome, pubblicato nell'International Journal of Obstetrics, of Gynecology and Obstetrics, e diciamo attraverso un accompagnamento dolce della contrazione uterina, quindi senza farmaci, cercando di sostituire anche perlomeno inizialmente l'ossitocina. Se sappiamo che una partoriente arriva al momento del parto in fase espulsiva spesso stremata, perché molti ospedali non la fanno mangiare, perché comunque ha avuto molte ore, perché comunque oggi l'età media delle partorienti non hanno più 23 anni o 22 anni, ma hanno magari 10 anni in più, quindi anche l'utero ha 10 anni in più. Quindi un accompagnamento delle contrazioni uterine che, se la mamma non ce la fa a diciamo spingere, a far sì che il torchio addominale l'aiuti a spingere, se il feto è ben posizionato e scende bene, da qui l'importanza dell'ecografia. Cioè, diciamo, tutto serve a valutare la correttezza della discesa della testa fetale e l'accompagnamento, possibilmente senza farmaci. Per questo, come hanno detto il senatore e la professoressa, è un'enfatizzazione, una diciamo una spinta al parto naturale non medicalizzato. Insieme a questo cosa c'è? Come diceva il senatore, qua bisogna andare verso un partogramma digitale, un qualcosa che non si possa cambiare. Troppo spesso il partogramma, le cartelle cliniche, cartacee, e questo qui è innegabile, dopo un evento parto che non è andato tanto bene, vengono strappati e rifatti. E questo qui è a detta di tutti. Noi abbiamo come, diciamo, sia come Onlus che come Commissione Rischi Sanitari, abbiamo migliaia di casi, migliaia di cartelle cliniche e di casi, di sentenze in cui il giudice si è accorto che la cartella clinica, il partogramma, era stato falsificato. Per questo io parlavo di etica professionale. Se non è etico il medico, l'operatore sanitario, l'ostetrica, chi deve essere etico? Allora, sappiamo che l'utente, che ora non si chiama più paziente, ma l'utente del Servizio Sanitario Nazionale, che in questo caso è sano, non è malato, e anzi sono due e sono sani e devono rimanere due sani, è colui che paga il Servizio Sanitario Nazionale e quindi gli vanno date delle risposte certe. Quante volte nelle cartelle cliniche non c'è scritto che è stata fatta la manovra di Christeller, che poi non è una manovra di Christeller. Nel 1878 Christeller diceva che con la sua ostetrica provava, poiché fino allora c'erano degli altissimi problemi di infezioni, perché se c'era un parto distocico con le mani li prendevano e quindi li tiravano fuori, allora Christeller ebbe la lampadina e disse: ma proviamo ad accompagnarli dall'esterno, misurando la frequenza delle contrazioni, la pressione fatta con un dinamometro, avevano solo quello, quanto durano le contrazioni, quanto dura la spinta, con l'orologio. Oggi si butta sulla pancia della donna, scusate la brutalità, la persona più pesa della sala parto che passa e che magari passava di lì. E ho parlato con tanti ginecologi e tanti, tantissimi lo negano. E questo mi dispiace profondamente come medico, perché non è giusto che venga negata quando viene fatta. Scusate lo sfogo.
E quindi la formazione, questo disegno di legge porta avanti la formazione, una formazione anche con i mezzi moderni, con la videodidattica, cioè bisogna dare una licenza, un patentino a coloro che fanno sala parto e che la vogliono fare bene. Negli Stati Uniti sono divise le due specializzazioni, chi fa l'ostetrico e chi fa il ginecologo. Per quale motivo? Insomma, ora questo è molto futuribile, però chi fa l'ostetrico deve veramente essere appassionato di ostetricia e fare l'ostetrico. E quindi questo metodo, questo nuovo modello, ha anche un consenso informato, cioè la donna deve essere informata. Vi faccio un esempio. Abbiamo portato questo modello in una delle ASL della Toscana e c'erano, quindi l'abbiamo insegnato e abbiamo fatto fare dei questionari motivazionali al personale, erano circa 50-60 persone, di cui un po' più della metà di ostetriche e dei ginecologi, e chiedendo in maniera anonima che cosa ne pensassero dell'innovazione in sala parto, che cosa ne pensassero di informare la donna. Ecco, tutte risposte negative, demotivanti, cioè nei questionari è stato scritto, visto che si presentava anche l'ecografia, mi fido più delle mie mani, cioè è una situazione, secondo me, preoccupante. Allora, qual è il rimedio? Perché se non è possibile convincere e cambiare la mentalità, va, fra virgolette, forse sbaglio, va un po' imposto. E questo ovviamente non sono io. Andando avanti ancora, ecco, sempre i soliti per errori, si fanno dagli anni Ottanta. Andiamo avanti, ho preso solo delle testate di giornale, Cristelle, Risarcimenti, Bambina che respira dopo il parto, di nuovo Cristelle, Non usa più il braccio. Arriviamo pure in fondo fino alla 3 milioni di euro in sala parto, non mi ricordo dove, la replica di un ufficio stampa, Reggio Emilia morta 2 giorni, ma ce ne sono veramente tantissimi, vanno sul giornale e poi di questi casi magari non se ne sa più niente, bambino cerebro reso. Ecco, andiamo avanti, aperto un'inchiesta fino alla la piccola Nicole, col quale come Commissione Rischi siamo anche in contatto, col nonno, ci hanno cercato loro, dove, come ben sapete, è stata falsificata la cartella clinica, forse è morto il bambino prima, ma insomma, queste sono poi... duro troppo? Devo accorciare? Scusate. Pazzesca questa. Ecco, allora, chi è che fa formazione? Le società scientifiche. È apparso non molto tempo fa, sarà un mese e mezzo fa, che le società scientifiche, dice non hanno i bilanci, non hanno bilanci trasparenti, non fanno le linee guida, comunque sempre società scientifiche sono. Nel 2008 Sigo e Aogoi insieme dicevano: il mea culpa dei ginecologi, censiti tutti gli errori per capire come evitarli, introdurremo al più presto variazioni nelle tecniche e nelle procedure nel parto che possano scongiurare nuovi errori. 2008, avanti. 2010, Sigo: la riforma del parto deve garantire più sicurezza a madri e bambini. Allora lo ammettono che quindi non c'è sicurezza. Allora, non so se si vede questa diapositiva, comunque la spiego. Allora, non so se sapete chi è il professor Cosmi, è un ostetrico ginecologo dell'Università di Padova, professore associato, che aveva chiesto alla Sigo, nella persona del professor Scollo, suo presidente penso tuttora, di essere appoggiato in un progetto
sulla parto naturale e sul miglioramento delle condizioni di sicurezza. Questa è la mail che mi ha scritto ieri, io l'ho interpellato, e ecco, Eric Cosmi, mi potete telefonare, c'ho la mail dietro, e nella sua mail dice: purtroppo Sigo gli aveva detto, nella persona di due facenti parte del consiglio direttivo, non so chi, che il progetto poteva andare avanti, gli avrebbero affidato questa responsabilità. Purtroppo Sigo, dopo tale consiglio direttivo, mi contattò telefonicamente dandomi una risposta negativa, senza però inviarmi formale lettera con le motivazioni di tale diniego da me richiesta. Preciso che durante la telefonata ricevuta da due membri del consiglio direttivo Sigo mi hanno riferito che un progetto così strutturato per la prevenzione e la messa in sicurezza delle complicanze materno-feto-neonatali sarebbe stato particolarmente scomodo per molti centri nascita in Italia. A voi ogni commento. La SIEOG, voi sapete, penso, che cos'è, anche medici, ostetriche, mamme, eccetera. Nel 2004, questo è un, diciamo, è un volume ufficiale che lo potete trovare su internet, nella persona del suo presidente, professor Di Renzo, che è stato più volte anche chiamato in Senato per dei consigli, delle consulenze, scrive: direi però, scusate, che succede? Ecco, scusi, direi però, puoi sedere qui, grazie, che mi ha dato via tutto. Ma poi è più facile partire. Sì. Grazie, professoressa. Che uno dei fiori all'occhiello del nostro operato è stata anche l'attivazione e le iniziative portate avanti dal gruppo di studio medico legale, i cui promotori sono eccetera eccetera. E quindi lo vedremo in una giornata di studio. Avanti, grazie. Questa è una mail dove ho dovuto cancellare, per evitare denunce nei miei confronti, dove un membro di SIEOG, in fondo si vede l'allegato e io ho sintetizzato due righe dell'allegato, che quindi SIEOG si scriveva al proprio consiglio direttivo. XX proponeva la seguente idea: lui, il dottor Tal Delari e il dottor Tal Talaltro coordinano una task force medico-legale in eco. In caso di problemi, il medico coinvolto potrebbe mandare una mail alla SIEOG e la SIEOG potrebbe fornire un parere ufficiale che può servire da deterrente per pazienti che ne vogliono approfittare. E un paziente se ne approfitta? Si metterebbero contro una società scientifica. In questo caso stiamo parlando di una donna che aspetta un bambino, cioè posizioniamo la situazione reale. Sì, o che ha avuto un bambino dove l'ecografia magari non ha visto che c'era un piede, una gamba, un braccio o qualcosa, e quindi si metterebbero contro una società scientifica e non contro il singolo medico. A me sembra gravissimo. Avanti. Allora, parliamo un po' di Chris Teller, viene detto la manovra invisibile, e questo vi ho già spiegato perché non c'è riportata in cartella. Avanti. Personalmente, insieme al professor Marchi, presidente della Commissione Rischi Sanitari di CISA, siamo stati invitati in 12ª Commissione Permanente Igiene e Sanità, indagine conoscitiva Nascere Sicuri, a parlare della manovra di Chris Teller nel 2012, dove noi avevamo già detto che c'era, che non veniva scritto in cartella. Siamo al 2015. Biondelli, PD, diceva che la soluzione per risolvere il problema della mancata registrazione di tale manovra nella cartella clinica potrebbe essere indicativo chiedere la cartella con il relativo CEDAP, sarebbe molto importante effettuare un'intervista alle madri, bisognerebbe valutare attentamente le modalità con cui eseguire questa intervista. Perché?
passato il male, si dimentica tutto, e questo è vero. Accade spesso infatti che la donna che dopo il parto sta bene e ha un bambino sano e gli hanno fatto la cristelle, non sia più interessata alla cartella clinica, anzi non voglia più ricordare di aver subito una manovra. Sarebbe molto utile intervistare le madri che hanno avuto qualche problema, come la lussazione della spalla o addirittura, cosa molto più grave, la rottura della milza, che è una delle complicanze della manovra di Christelle. Avanti. Queste sono le manovre, cioè le complicanze materne, fetali. Qui non è scritta neanche la depressione postparto, ma quando in sala parto ti viene detto ma te non spingi bene, spingi eccetera, alla fine fanno la manovra di Christelle, poi alla fine la donna, anche se gli è andato tutto bene, si sente che non ha fatto tutto, che è stata, diciamo, non capace di partorire. Avanti. Allora, questa è un'email trovata su Cerchi Groups, che è un network di medici, ostetriche, eccetera, in cui una dottoressa dice, riferita al parto naturale, dove le altre mail a cascata dicevano sì, però parto naturale sì, però poi si fa anche la manovra di Christelle. E lei risponde, sì certo, si fidano e si affidano, ma poi pretendono, che sono le donne, la garanzia del risultato, ogni medaglia al suo rovescio. Donne, sveglia, è anche l'8 marzo, V sta per Valeria Dubini, attuale vicepresidente SIGO, credo. Avanti. Sempre Valeria Dubini, in un'altra mail completamente differente del 2008, dice, non esageriamo, sempre sulla manovra di Christelle, l'appropriatezza dell'uso di queste manovre, spesso eccessive nell'uso del peso e della forza, comunque non ben calibrabili, inutili, dannose, per un aumentato rischio di distocia di spalla e di ipossia. Vanno anzi dichiarate per correttezza e scritte in cartella. E aggiunge, in Toscana abbiamo previsto la voce anche nel CEDAP. Avanti. Allora, questo è il CEDAP della Regione Toscana. Se si riesce a vedere in basso, al punto 44, si scrive, è stata eseguita la manovra di Christelle? Sì o no? Allora, qual è l'inghippo? E io e il professor Marchi siamo stati tante volte in Regione, all'ARS, e l'abbiamo detto anche in Commissione Igiene e Sanità del Senato, Nascere Sicuri, che al momento in cui un parto inizia naturale, poi non riescono a farla partorire e magari gli fanno la Christelle, gli mettono il vacuo, gli fanno anche l'episiotomia e non sono così rari, il campo non si può spuntare. Quindi, avanti. La frequenza in Toscana della manovra di Christelle è il 9,6% per l'Agenzia Regionale Sanità. La frequenza stimata nel ringaggio multiscopo Istat è il 27%. Avanti. Voi sapete che cos'è la Scuola Superiore Sant'Anna, che dà tutti i risultati di tutti i CEDAP, eccetera. In una mail in cui io gli avevo chiesto, ma allora questa Christelle in Toscana si fa, non si fa, eccetera, mi risponde che nelle varie ASL non rispondono e rispondono, ci sono degli errori di sistema, ma questa mail del 2011 è tutto rimasto uguale, quindi dal CEDAP non si può avere nessuna notizia del futuro di programmazione sanitaria. Avanti. Avanti. Soggettiva, non misurata, vabbè, quella ve ne ho già parlato. Avanti. Viene detta aiutino, signora le dona aiutino, avanti. Questo è Christelle. Come vedete, in basso nella figura c'è una cosa lunghissima e quello è un forcipe con dinamometro. Avanti. Christelle, nel suo scritto del 1867, dice, è una manovra così semplice che io temo che possa venire fatta male. E infatti così è stato. Nessuno più la misura. Avanti. Avanti. Ecco, addirittura fanno qui siamo nella ASL
San Luri, ufficio di direzione generale, corso di formazione in emergenza in sala parto, fanno delle dimostrazioni tecniche sulla estrazione fetale mediante ventoso Christeller. Avanti a voi il mio commento. Queste sono delle evidenze scientifiche che non ci sono e in molti paesi, come diceva il senatore, è vietata. Avanti. E finisco in Galileo Galilei, che tutti sanno chi è, nel 500 diceva: misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è. Cioè, noi bisogna avere una contezza di tutte le varie fasi del parto in una maniera non medicalizzata, dare delle sicurezze alla donna. Sicurezza alla donna vuol dire sicurezza all'operatore, vuol dire sicurezza alla struttura, e così diminuire i contenziosi medico-legali. Noi sappiamo quanti miliardi è la medicina difensiva, che nel caso della Christeller è una medicina difensiva omissiva, cioè non scrive le cose in cartella. Scusate se ho ecceduto nei tempi. Grazie. Mi sembra che sia stata una eccellente presentazione del perché noi ci teniamo molto a questo disegno di legge, quali sono le finalità che ha, quali sono le risposte che vuole dare alle donne nel momento del loro parto, ma soprattutto ai bambini che nasceranno, ma anche quali sono, per così dire, le ombre che accompagnano, ombre di tipo tecnologico, ombre di tipo medico-legale, ombre di tipo etico. E sono tutti aspetti che noi vorremmo espungere da quella che è la prassi attuale in sala parto. Adesso la parola al dottor Andrea Napoli. Buongiorno a tutti, sono Andrea Napoli, sono il presidente di un'associazione che si chiama Pensiero Celeste e sono oggi anche incaricato di parlare di ciò che riguarda la gravidanza, la nati mortalità, anche dalle altre associazioni che con noi operano da qualche anno ormai su tutto il territorio nazionale per la tutela della gravidanza. Da qualche giorno noi come associazioni ci stiamo interrogando su come poter essere attivi e proattivi verso le istituzioni. Ci siamo riuniti proprio lo scorso venerdì e abbiamo deciso di dar vita tra di noi una sorta di coordinamento, l'abbiamo chiamata consulta, per essere presenti presso le istituzioni. Io qui ho visto dei numeri che sono sicuramente spaventosi. Una parte li conoscevamo già da tecnici. La cosa che forse le istituzioni conoscono poco, e qui per fortuna abbiamo l'onorevole Binetti e il senatore Di Biagio, che sono persone molto sensibili che si stanno dando da fare per la nostra causa, si scordano che siamo soprattutto dei genitori. Persone che comunque arrivano all'ospedale con un desiderio, che è quello di avere un bambino, se lo sono sognati per 9 mesi e si trovano poi alla fine a tornarsene a casa a mani vuote, perché di questo stiamo parlando. Non stiamo parlando di un colpo di frusta, di un incidente, sono scivolato, mi sono rotto un braccio, torno a casa senza mio figlio, quel bambino che per 9 mesi ho sognato. Me lo sono immaginato in tutte le forme, a volte c'è chi non sa il sesso, per cui si immagina anche il sesso, ha il nome sia per il maschietto che per la femminuccia, c'è chi invece ha visto nelle iconografie tridimensionali quel volto, se lo immagina e aspetta di vederlo dal vivo. E qui parliamo di medici, che a me fa rabbrividire, che parlano di pazienti che potrebbero approfittarne, come se un risarcimento andasse a sanare la perdita di un bambino, come se un risarcimento andasse a colmare, ad arricchire quella famiglia che si porta a casa un bambino disabile o con delle gravi incapacità. Noi di casi ne abbiamo, tutte le associazioni che come noi operano in questo settore, di casi ne vedono tantissimi tutti i giorni. Noi cerchiamo sempre di far capire che a volte l'errore può succedere. Mi rendo conto che in molti casi sbagliamo, perché a volte veramente l'errore invece potrebbe essere prevedibile, stante quello che stiamo vedendo. E sono sicuro, qui lo dico dal mio passato di assicuratore, che molti sinistri potrebbero essere sicuramente prevedibili, e sicuramente le casse degli ospedali o delle regioni, visto che oggi molte ASL lavorano addirittura in autotutela a causa proprio di queste malpractice, potrebbero essere tranquillamente cancellate. Quando si parla di risarcimento sembra che stiamo arricchendo qualcuno, in realtà ci rendiamoci conto che un bambino gravemente disabile è un costo per quella famiglia, è un bambino che comunque non avrà una speranza di vita, che comunque non avrà comunque una vita agevole, e pensare, come si diceva poc'anzi, che la famiglia ne possa approfittare
approfittare è una cosa che fa rabbrividire. Quei soldi serviranno per garantire una vita meno drammatica a quel bambino e a quella famiglia. Sicuramente non, i genitori non si faranno la villa, non si compreranno il macchinone, ma cercheranno in qualche modo di tutelare il bimbo. Quando è morta mia figlia è morta per un errore medico. L'associazione è nata per cercare di contrastare e di capire perché queste cose succedono. Incontrai un avvocato e mi raccontò appunto dei tracciati falsificati. Credevo fosse un caso limitato, invece mi sto rendendo conto in più di un'occasione quando vedo dei genitori che queste cose accadono sovente. Io ringrazio le istituzioni che finalmente cominciano a fare qualche cosa. Quando siamo partiti noi e altre associazioni prima di noi, parlare di morti in utero, parlare di tutela della gravidanza sembrava un tabù, era una lotta, sembrava la lotta contro i mulini a venti. In questa ultima legislatura qualcosa si sta muovendo. Io ringrazio anche il Ministero che sta facendo molto per questo. Noi abbiamo la fortuna oggi di avere un Ministro che in quanto donna, in quanto mamma, è estremamente attento, estremamente preparata per quanto riguarda la tutela della maternità, la tutela della gravidanza. Io credo che assieme, veramente, prendendo un termine politico, uniti si può vincere, possiamo veramente farcela, perché credo che dalla forza di tutti si possa scardinare questo tabù e si possa provvedere ad avere una gravidanza più sicura. Grazie. Adesso, se qualcuno vuol fare qualche domanda, e nella misura in cui siamo in grado di rispondere, se dite anche a chi la volete fare. Eccolo. Buongiorno, grazie dell'invito. Sono la Presidente della Federazione Nazionale di Collegi Ostetriche. Ho avuto modo di vedere e valutare in anteprima questo disegno di legge. Nella sua premessa, e su questo mi sono anche confrontata con la senatrice, e ribadisco quello che avevo già espresso a nome dell'organismo che rappresento, in quanto si parla di pensare di demedicalizzare, andando in realtà ad introdurre ulteriore tecnologia. Sarà una tecnologia misurata rispetto ad una non controllata e misurata, per cui le Christeller, che comunque non sono demonizzate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché laddove servono, se registrate e fatte nella condizione che la situazione clinica richiede, vengono effettivamente realizzate, nessuno lo nega. Quello che potremmo invece andare a discutere è quello di pensare a un parto sicuro e demedicalizzato se sin dall'inizio parliamo di introdurre tecnologie. Se natura deve essere rispettata, allora lo facciamo nell'ambito di un rispetto dei tempi e di un più attento monitoraggio di quello che è il benessere materno e fetale. Si parla dell'uso dell'ecografia intrapartum. In realtà noi ostetriche usiamo quella che sin dall'inizio del travaglio attivo, quelle che sono le misure cliniche e metodologiche, una per tutte quelle che può essere la quinta manovra di Leopold o accessorio di Zengemeister, per andare a valutare se c'è proporzione tra il prodotto del concepimento e il canale del parto, per cui in quel caso non si inizia proprio, pur essendo la donna motivata e volendo un parto spontaneo, si dice: cara signora, non è il suo caso. Perché sono proprio quelle indicazioni, e qui la dottoressa Acanfora, per la sua esperienza, potrà dire che sono quelle condizioni che poi in periodo espulsivo potrebbero portare all'uso della manovra di Christeller. Quindi noi ostetriche siamo molto preventivi su questo, e quindi andiamo a selezionare se siamo in una struttura protetta come una struttura sanitaria pubblico privata che sì, lo facciamo anche insieme al ginecologo che è responsabile della guardia ostetrica attiva, se lo facciamo in una casa di maternità piuttosto che in una casa del parto, ma la procedura preventiva preliminare sicuramente non cambia. Il pensiero sulla necessità di fare una documentazione degli atti, questo penso che sia un'esigenza di tutti, e laddove vengono, come dire, fatte delle deroghe a questa norma, cioè di scrivere ciò che si fa e di contestualizzarlo all'azione, quindi fare in quel momento ciò che si fa, è un valore etico che noi ci portiamo dentro, penso, come operatori della salute. Nessuno scrive ex post, perché ex post vuol dire anche scrivere delle cose non vere rispetto a quello che si fa. Laddove ci sono questi comportamenti, ben vengo che vengano
perseguiti. Però pensare di sostituire con l'ecografia la clinica mi sembra un attimino forse troppo esagerato. Ci siamo dimenticati che siamo stati formati per seguire gli eventi della natura. Io mi limito a dire che la posizione della Federazione Nazionale Ostetriche, che rimane a disposizione per qualunque tipo di confronto, laddove si voglia pensare ad un migliorare i modelli organizzativi in sala parto, ma sicuramente non andando a sostituire quello che è una manovra che si è detto non oggettivabile, non documentabile, non misurabile in termini di pressione sotto la spinta della manovra di Christeller, andandola a sostituire con qualcosa invece che è misurabile, oggettivabile, visto che c'è un manometro che registra tutto questo. Quindi questa è la posizione che io ribadisco, ma avevo già anticipato alla senatrice Binetti. Grazie. Intanto io ringrazio, per noi è un grande piacere avere qui la nuova presidente della federazione e credo che sia abbastanza chiaro nelle intenzioni del disegno di legge che proprio l'accentuazione sulla dimensione di parto naturale fa riferimento al ruolo, alla competenza, al senso di responsabilità e quindi anche alla necessità della formazione delle ostetriche, che rappresentano un elemento di riferimento sempre più forte anche dal punto di vista poi dopo non solo della relazione con la madre, ma anche in tutta la dimensione del parto inteso non come una photo finish, ma inteso come un processo, no? che chiede un intervento. E certamente nessuno vuole mettere la clinica in secondo piano, cioè niente sostituirà mai l'intelligenza e direi anche la saggezza che scaturisce dall'esperienza nell'intervento che vuoi l'ostetrica, vuoi il ginecologo possono fare, cioè l'esperienza, la competenza, quello che noi diciamo tante volte, chiamiamo il laureare l'esperienza, che nasce proprio dall'attenzione, tutto questo restano, come dire, anche un po' i fiori all'occhiello della sanità italiana. Quello che ci dici rispetto al fatto che le cartelle cliniche vengono sempre compilate in contemporanea, che non è una compilazione ex post, questo in realtà, permettimi di dire che in realtà ci abbiamo tutti gli elementi per sapere che e fanno infatti, di fatto generano il contenzioso di cui si dice, cioè dove questo accade è giusto che venga stigmatizzato perché è una vera e propria alterazione dei dati, che non è solo, come dire, qualcosa che contraddice sul piano etico e che contraddice sul piano medico legale e quindi anche ha tutte le sue conseguenze. Ed è giusto anche che le donne si facciano da questo punto di vista portatrici di un diritto che non è soltanto il diritto alla vita per loro, ma il diritto alla vita del figlio, il diritto alla qualità di vita del figlio. Quindi questo mi sembra importante. Credo comunque che il modello organizzativo che può nascere e che si vuole far nascere da una proposta di legge di questo tipo non può che essere un disegno condiviso a livello di un confronto sistematico tra quelli che da sempre sono i protagonisti della sala parto, in particolare l'ostetica quando mettiamo in primo piano il parto naturale e sicuramente il ginecologo tutte le volte che in qualche modo c'è una complessità ulteriore che si aggiunge alla naturalezza dell'evento. Quindi io invito semplicemente a un dialogo molto aperto, molto franco, come avevo anche scritto. Questa proposta ancora non è stata nemmeno calendarizzata, quindi nel momento in cui sarà calendarizzata, tra l'altro c'è anche una proposta di legge che ha presentato il collega Benedetto Fucci alla Camera, probabilmente al Senato c'è qualche altra proposta di legge, quindi necessariamente bisognerà arrivare a un disegno unificato e il disegno unificato poi diventerà oggetto di emendamenti, questa è la prassi dei disegni di legge. Quindi io invito davvero il Collegio delle Ostetriche a farsi presente in questo dibattito con proposte di tipo emendativo, proposte di approfondimento, proposte che in qualche modo anche aiutano a circoscrivere. Se è vero che tu dici non c'è sempre bisogno di un'ecografia intraparto perché in molti casi è più che sufficiente l'occhio clinico, l'esperienza, la valutazione,
No, lo so, ti conosco abbastanza. Diciamo che con lei ci conosciamo da 20 anni, quindi non è una cosa, non stiamo facendo finta di conoscere. Quindi è nella stima e nella conoscenza assolutamente reciproca della comune condivisione dei valori che tutto questo comporta. Quindi no, ma io, la mia è una proposta positiva, eh? Quindi intervenire, questa è una fase, magari fossimo già in sede di discussione, cioè magari questo significherebbe che è stata calendarizzata, ancora non ci siamo arrivati. Il nostro desiderio di proporla è anche utilizzare la motivazione che viene dalle vostre associazioni, quindi anche da genitori che in qualche modo, come nel tuo caso, dici: io ho perso un bambino per un errore. Quindi voglio dire, c'è una motivazione umana che è sempre un valore importante. C'è la motivazione dei ginecologi, vedo qui, adesso voglio salutare non tanto lui, non tanto il dottor Bompiani, che mi sembra molto giovane, ma suo nonno, che io saluto, che è grande maestro di ginecologia in Italia, il professor Bompiani, nonché primo presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, nonché ministro di altre cose, ma comunque sicuramente ginecologo di eccellenza. Tutti i suggerimenti che possono venire per migliorare la legge, avendo presente che il nostro obiettivo non è partorire una legge, il nostro obiettivo è che attraverso la legge le donne possano partorire in maniera più naturale, più sicura, più amichevole, se volete riconciliandosi con l'evento parto a tal punto da costituire indirettamente un volano positivo perché in Italia possano tornare a nascere più bambini. Questo è il nostro obiettivo con questa legge. Sì, volevo solo aggiungere alcuni aspetti, ma proprio di sintesi a quello che in maniera molto propria, in qualche maniera, ha evidenziato la collega Binetti. Insomma, noi non cerchiamo capi espiatori, non cerchiamo criminalizzazioni in tutto questo, vogliamo dare un apporto anche attraverso questa legge, in qualche maniera, a un problema serio che in qualche maniera merita rispetto e considerazione. Quindi considero questi inevitabilmente strumenti di competenza e controlli e di sicurezza che meritano un certo rispetto. Quindi non è un tentativo di criminalizzazione, non è un tentativo di creare. Io personalmente mi affiderei a un'esperta ostetrice per quanto riguarda la gravidanza di mia moglie piuttosto che a un ginecologo. Quindi c'è un grande rispetto sulla professionalità delle ostetrici che lei ovviamente evidenziamo, che noi consideriamo assolutamente, ma insomma vogliamo trovare modelli per dare una soluzione a un problema che di fatto c'è. Scusate, io faccio parte di una delle associazioni di cui parlava Andrea prima, però in questo caso parlo da mamma e ho una lunga esperienza essendo mamma di 5 figli e avendo perso 2 bambini, quindi oltretutto ho coperto, diciamo così, tutto il range possibile delle esperienze, dall'ospedale primo livello fino al parto in casa oltretutto. Quello che secondo me manca, almeno adesso, infatti già vedo che ci si inizia un po' a porre sulla difensiva, è anche il puntare sull'ascolto e sulla chiarezza. Perché soprattutto appunto, e questo penso è un lavoro che vada fatto prima, cioè prima di giungere in sala parto, perché alle donne sia spiegato a cosa vanno incontro in maniera limpida, appunto come diceva prima la dottoressa Canfora, senza poi arrivare in sala parto e poi dover correggere le cartelle cliniche eccetera eccetera. Fare una formazione prima, una formazione che riguardi anche purtroppo le perdite, perché purtroppo anche nel parto che può sembrare più tranquillo, anche nella gravidanza che può sembrare più serena, anche c'è l'evento imprevisto, improvviso. E io penso che molte poi delle spinte fra virgolette a medicalizzare eccessivamente il parto, a nascondere delle manovre, sia anche dovuta alla paura di doversi interfacciare purtroppo con la morte spesso del bambino, altrettanto spesso delle madri, e quindi cioè fare un po', diciamo così, un passo indietro e nominare finalmente la morte come evento che può capitare anche durante 9 mesi, anche subito dopo i 9 mesi.
perché purtroppo la tendenza è essere performanti, è nascondere che questi eventi accadono e nasconderlo alle mamme, ma nasconderlo ai medici stessi, nasconderlo fra di loro, perché poi quando accadono sono cose di cui non si parla, perché sono cose, logicamente, un medico in genere fa il suo mestiere per portare la vita, però succede che ci sia anche la morte nel percorso ostetrico, nel percorso ginecologico, e quindi una maggiore chiarezza e un maggiore ascolto sia verso i pazienti, sia fra i medici e sia fra i componenti di questa bellissima iniziativa, ma anche di persone, appunto, che da fuori possono portare degli input, mettiamola così. Il linguaggio della legge è sempre in genere molto scarno, e quando nella legge si fa riferimento al consenso informato, che ti sembrano due parole che magari possono essere relativamente troppo brevi, in realtà nell'espressione consenso informato c'è tutto quello che tu dici, anche se in questo senso... Ok. Però, diciamo, è il termine per esprimere tutto quello che tu hai detto, è consenso informato. Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Francesco Barletta, sono vicepresidente del GOI del Lazio, dei ginecologi ospedalieri del Lazio, e sto in sala parto dal 1983, sono un bel po' di anni ormai, in posti dove abbiamo fatto anche 4.500 parti l'anno, quindi i grandi ospedali, Fate Bene Fratelli, San Giovanni e l'ospedale di Ostia. Questo per dire, vorrei farvi entrare un attimo nella sala parto, da questo punto di vista. Innanzitutto un'iniziativa è molto importante e lodevole. Il parto è un evento naturale, e questo è chiaro. Si partorisce da 4 milioni di anni, e questo è quello che io dico alle pazienti, alle donne quando sono in sala parto. Si partorisce da 4 milioni di anni e si partorisce secondo uno schema che ha stabilito ovviamente la natura, al quale noi dobbiamo soltanto assistere e intervenire al momento quando c'è qualcosa che non va bene. Ora, il discorso della iniziativa, però il parto è qualcosa che ha una sua imprevedibilità. Ci sono poche cose nella medicina che ha una tale imprevedibilità come la gravidanza, come il travaglio e come il parto. Una imprevedibilità dovuta a una sua costituzione, a un suo percorso, una progressione autonoma. Allora, l'iniziativa è importante, è fondamentale, perché dobbiamo cercare tutti gli strumenti che ci possono far capire, perché noi non ci stiamo là dentro, non sappiamo quello che succede. Tutto quello che sta succedendo, tutti gli strumenti possono essere importanti, ma vanno calati nel momento. Parliamo per esempio della Christeller. La Christeller, qualcuno ha detto, è, quando applicata in modo errato, allora vuol dire che c'è un modo corretto per applicarla. Io stesso nella mia vita ho fatto tante Christeller, è normale. Io non sono fautore dell'ossitocina, non sono fautore della Christeller, assolutamente. Però in certi momenti specifici non solo la applico, ma la spiego alle allievo ostetriche che stanno lì da noi, perché noi insegniamo già alla scuola, nella scuola di laurea in ostetrica Gemelli, la spiego a loro. Gli spiego che cos'è, cosa devono sentire, quando la devono applicare, fino a quando la devono... Voglio dire, e la Christeller si applica in un momento specifico, critico. Non si applica sempre, comunque, a tutti i parti, o qualche parto che è un pochino più ritardante. Mica tutte le donne sono uguali, mica tutti i figli sono uguali, e mica tutti i travagli e le espulsioni sono uguali. Quindi automaticamente io spiego come deve essere applicata, e in alcuni casi non viene assolutamente applicata. Però quello che volevo dire, un baby birth, uno strumento tecnico, così come una ventosa, le nuove ventose, kiwi, tutte quelle cose che sono state ideate, deve passare al vaglio di una valutazione tecnica, scientifica, ma anche una valutazione sul campo, cioè deve essere portato sul campo. E perché deve essere portato sul campo?
mica tutte le donne sono uguali, bisogna saperlo applicare. C'è scritto un'alta preparazione, quindi vuol dire bisogna imparare ad applicarlo se deve essere applicato. Ma un baby birth si può sostituire all'utero? La Klisterler non sostituisce l'utero, cioè l'utero, la sua contrattilità, non lo sostituisce. E così non credo che anche il baby birth lo possa fare. Può essere applicato soltanto in certi casi, ma in quali? Ci sono donne piccole, magre, ci sono donne enormi, donne obese, dove l'utero non si palpa neanche. Non posso applicare una Klisterler a una donna obesa, figuriamoci posso metterci un qualcosa di pressione dall'esterno. Voglio dire, sono tutte cose tecniche, devono essere valutate scientificamente, portate negli ospedali, valutate scientificamente e dopo eventualmente approvate e portate con delle linee guida. Questo è un discorso, mentre la cosa che secondo me è fondamentale è l'informatizzazione digitale del partogramma e l'andamento del travaglio. Quello sì che è il nocciolo della questione per eliminare i rischi. E perché questo? E vi calo nella sala parto. Io monto di guardia, ma io sono lì 12 ore. Il parto che ho seguito, poi io vado via, il mio collega che monta si trova in una fase finale, in una fase espulsiva, deve sapere come è andato, cosa è successo, non può applicare, va bene, mettiamo un forcep, mettiamo una ventosa, facciamo una Klisterler in questo battito che sta calando, deve sapere, deve aver registrato momento per momento. Sono d'accordo con la Presidente Binetti quando dice che non vengono registrate molte cose sulla cartella, ed è verissimo. Per questo motivo io sono d'accordo all'informatizzazione. È anche vero che molto spesso non vengono registrate, non tanto per dolo, non vengono registrate perché non c'è tempo. Stiamo più sulla donna che il battito cale in quel momento, che sulla cartella scrivere quello che facciamo, vado a fare una crisi e poi vado a scrivere. Cioè sono cose che se state in una sala parto, al momento del travaglio, al momento dell'espulsione, non vi viene di andare da una parte all'altra, dalla cartella al tavolo, sul ventre della paziente. Cioè voglio dire, mentre l'informatizzazione è fondamentale e deve riportare tutto e deve seguire degli schemi, e gli schemi devono seguire delle linee guida, se il parto, il travaglio è andato così, il collega successivo si comporterà in questo modo, tutti gli altri strumenti, baby birth eccetera, devono avere un percorso diverso, che secondo me potrebbero anche andare al di fuori del disegno legge oppure rientrare nel disegno legge, questo non lo so, però se stanno al di fuori e hanno un percorso scientifico presso le associazioni di categoria, secondo me è molto più logico. Il fatto che la Klisterler sia associata alle denunce perché è effettuata, come è stato fatto vedere, è un falso problema, perché è effettuata nel momento di emergenza, perché tutti quanti poi al momento del danno diranno mi ha fatto la Klisterler, ma in quel momento bisogna vedere che cosa si poteva fare, che cosa non si poteva fare, che cosa si doveva fare o che cosa non si doveva fare. Quindi sono tutti concetti, scusate, io ho preso degli appunti così. E per quanto riguarda l'aspetto clinico, sono assolutamente fautore, tra le specialità in medicina l'ostetricia è proprio quella che si avvale più della clinica. E un'altra cosa volevo dire per quanto riguarda l'ecografia ostetrica, non è facile, noi abbiamo vari ecografisti, siamo 20 ginecologi, abbiamo 7-8 ecografisti, non sempre sono di guardia, però quando lo sono non tutti fanno l'ecografia in travaglio, non è semplicissimo. E una cosa importante l'ecografia in travaglio, e vorrei dire, l'ecografia da un momento in tempo reale, in quello che c'è lì in quel momento, non è predittiva della progressione del bambino successiva. Cioè questo bambino ha questi movimenti, la testa fetale, il corpo fetale, ha questi movimenti progressivi, continui, in relazione a come si pone all'interno, vi ripeto, noi non sappiamo cosa c'è dentro. Un'ecografia fatta 10 minuti prima e 10 minuti dopo potrebbe dire una posizione completamente diversa. Non è predittiva, ma molto spesso non si può fare 10 minuti dopo perché stiamo assistendo a un travaglio. Non è semplicissimo attuare, per questo dico che la clinica è fondamentale, dobbiamo assolutamente insegnare la clinica alle ostetriche, alle allievo ostetriche, ovviamente quelle che verranno, così come ai ginecologi, prima di fare queste cose. Poi che queste cose vengano introdotte, a me sta bene tutto, perché dare una garanzia, una sicurezza sempre maggiore si può sempre dare.
Niente però si può sostituire alla clinica, secondo me. In ostetricia soprattutto. Scusate. Raccogliamo un po' di domande. Buongiorno, sono Gabriella Pacini dell'Associazione Vita di Donna. Prima di tutto volevo dire al dottor Barletti che sono 20 anni che c'è il corso, Barletta, che c'è il corso di laurea in ostetricia e dunque siamo studentesse e non allieve. Grazie. E senta, volevo ringraziare l'onorevole Binetti per questa conferenza stampa, perché penso che occuparsi del livello di sicurezza nel parto sia una cosa fondamentale. E mi chiedevo però come mai che è stato proposto, fatta una proposta di legge su un strumento, il Baby Birth, in cui io ho fatto una ricerca prima di venire qui perché insomma mi interessava molto, su cui io l'unica cosa che sono riuscita a trovare sono stati due studi randomizzati, due trials che dicono che non porta a nessun vantaggio questo strumento. Mi chiedevo come mai che è stata fatta questa proposta di legge se gli studi negano che ci siano vantaggi, studi quelli confermato con, che sono stati convalidati con una metodologia efficace. Grazie. Okay. Voi volevate fare una domanda lì? Tu? Buongiorno a tutti, io parlo da mamma, anche se sono presidente di un'associazione che si occupa di patologia in gravidanza. Diciamo che per noi parlare di parto fisiologico è già un gran lusso, nel senso che ci occupiamo prevalentemente di bimbi con patologie molto gravi che ad altissimo tasso di mortalità. Però io voglio parlare qui da mamma e ho avuto 3 parti differenti: il primo completamente fisiologico, una gravidanza e un parto da manuale; il terzo un bambino con alta patologia, quindi un cesareo; la seconda una bambina sanissima con un parto che voleva essere molto naturale ma che poi è diventato enormemente a rischio, perché se avessero fatto un'ecografia intrapartum probabilmente avrebbero visto che il motivo per cui ero arrivata a 42 settimane era che la bimba aveva un giro di cordone intorno al collo. Per cui stimolare un travaglio, fare 6 ore terribili, arrivare a una rottura manuale del sacco con una testa di bimba che si è affiondata verso il canale da parto, con lacerazioni e tutto quanto, per poi vedersela uscire praticamente in cianosi. E una manovra d'urgenza per togliere questo giro di cordone che ha causato veramente grosse problematiche. La bimba è nata con un Apgar peggiore di quello del fratello, che aveva un rene solo ed era veramente a rischio, e tuttora un bambino con insufficienza renale. Quindi non mi pronuncio sul baby birth perché è un dispositivo medico, perché non sono un medico, quindi non voglio dire, però arrivare a non medicalizzare ma ad avere un pochino più di attenzione al momento proprio del parto, proprio nei momenti del travaglio, potrebbe essere magari evitante di altre situazioni. Cioè a me ha causato comunque una depressione, comunque una lacerazione, la bimba ha rischiato. Ci sono conseguenze che secondo me si potrebbero contenere non medicalizzando per forza, ma avendo quelle piccole attenzioni in più. Grazie. Allora, grazie a tutti, cercherò di essere breve, fermatemi perché di solito non sono breve. Io sono Claudia Ravaldi e sono un medico, sono uno psichiatra, ma sono anche la fondatrice della prima associazione, della più vecchia, che si occupa di lutto perinatale in Italia, che è Ciao Lapo. Lapo era il mio secondo figlio, che è nato morto al termine di una gravidanza fisiologica per un problema di trombosi massiva del cordone. Sono però qua anche perché credo molto nell'integrazione di quelle che sono le menti e i saperi, quindi mi fa molto piacere che insieme a altri colleghi abbiamo fondato una consulta che avrà vita, no? Sarà istituzionalizzata fra poco. Mi fa piacere vedere dei volti che seguo e che conosco e che si occupano con interesse, zelo e serietà di una materia che è molto complessa, perché noi parliamo di un rischio di mortalità materno e infantile che fortunatamente sono estremamente bassi. Questo, come dico sempre, è un punto di vantaggio, perché il fatto che sia estremamente basso non significa che è trascurabile, ma significa che possiamo potenziare tantissimo gli interventi su una serie di livelli. Quelli presentati oggi sono sicuramente fondamentali. L'informatizzazione della cartella è necessaria, e non è necessaria solo ai fini di eventuale rivalsa del genitore paranoico, e lo dico perché noi rappresentiamo circa 5.000 genitori, ne sono passati così tanti in 9 anni da noi, e il tasso di denunce appropriate è molto basso, veramente molto basso, perché l'errore medico si conta davvero fortunatamente sulla punta delle dita.
Il tasso di denunce per cattiva assistenza psicologica e umana è invece molto alto, e questo vorrei dirlo perché da psicoterapeuta e psichiatra mi occupo tantissimo di post-traumatico da stress, e la maggior parte delle donne che viene da me coi bambini vivi, quindi in assenza totale di danno al bambino, hanno dei danni corporei. Hanno una cattiva assistenza che riguarda, fra virgolette, un presunto, un reale abbandono a se stesse in un momento ignoto come quello del parto. Abbiamo qui in sala tutta una serie di persone che hanno scritto moltissimo sulla naturalità dell'evento, sulla fisiologia, sul rispetto. La nascita rispettata non è una robina bella coi fiocchetti che va fatta solo quando si può, andrebbe fatta sempre. E mi riferisco in particolare, e poi veramente chiudo, ai 1000 bambini che ci sono nati dopo le morti in utero e le morti di prematuri che abbiamo assistito con l'associazione. Sono zia di altri 1000 figli, no? Come dico sempre, perché questi parti sono un po' anche miei, nel senso che il parto successivo a un evento grave di per sé spesso viene medicalizzato perché ci sono dei rischi precedenti di patologia materna o fetale che non sono viabili, ma diventa difficile l'evento parto perché la psicologia, la psiche di questi genitori si scontra con la paura di noi operatori che accada di nuovo l'evento, con un'allerta e soprattutto con l'idea che siccome è un altro parto e le cose stanno andando bene, non c'è ragione che la signora sia inibita, e invece sappiamo che il corpo ha una memoria importante. Per cui l'idea che di nuovo sono a suggellare oggi è che se potessimo davvero, per il rispetto della fisiologia, iniziare a riconoscere quando c'è la patologia, non arrivare in fondo, perché la signora, diceva Federica prima, è importante informare le mamme, possibilmente non appena c'è l'emergenza in atto, c'è un percorso fisiologico che poi diventa patologico, è più accettato e ha meno rischi di post-traumatico da stress e di difficoltà dell'accettazione dell'evento negativo nella donna, nel padre. Il padre in sala parto quando vuole ci deve stare, va supportato anche lui, perché l'informazione, il sapere che hai delle competenze e ci sono dei limiti della medicina ad oggi non viabili è la vera ricchezza, e va in quello che dicevamo prima, ridurre i contenziosi inutili e migliorare la nostra practice e migliorare la salute mentale e il benessere delle persone, che non è più argomento viabile. Grazie mille. Io propongo di fare un giro di risposte veloci e poi così concludiamo, perché dovremo lasciare... No, io comincia tu allora e poi dopo velocemente sì. Cercando di dare risposta a tutti e quattro le sì, diciamo a quelle che mi sono annotate, semmai me le rifate. Ginecologi sì. Di associazione. Allora, diciamo questo, che quello che vogliamo proporre non è un dispositivo medico, ma è un nuovo modello. Quello che vogliamo proporre è un'introduzione controllata del nuovo modello. La lettera che ho fatto vedere di Cosmi a Sigo aveva quel senso. A mio avviso la Christeller, in qualsiasi momento venga fatta, non ha comunque una pressione controllata e misurata, quindi sarà una fundal pressure ma non è una Christeller. E per cui se c'ho una donna cinese di 45 kg o una donna di non so dove di 70 kg, è chiaro, se io sono sempre il medico è sempre il solito, l'ostetrica è sempre la solita, non so come potrebbe dire che la pressione nell'un caso va bene e nell'altro anche, e che differenze può fare nella pressione. Non dimentichiamo che il professor Ferrazzi, che penso tutti conosciate, scrive sull'ultimo libro di ecografia intraparto, tra l'altro scritto anche da Sieog, che la sala parto è rimasta a livelli medioevali, proprio parlando dell'ecografia intraparto. L'ecografia intrapartum, secondo me e secondo coloro che fanno ecografia, è una metodica chiaro da insegnare. Le altre ecografie, ormai anche le ostetriche le hanno in mano, quelle per vedere il battico, la presentazione, eccetera. L'ecografia di intraparto è un po' diversa, ma la formazione deve andare avanti, e quindi io penso che l'ecografia intrapartum sia un valido aiuto anche per la progressione della testa fetale, perché fare il disimpegno alla fine con una Christeller molto spesso non vuoi per il tumore da parto, vuoi per qualsiasi motivo, non
Cioè non è possibile fare un disimpegno corretto e quindi poi ci possono essere dei problemi. Per quanto riguarda quindi questo importantissimo della formazione, alla dottoressa Pacini rispondo che l'International Journal di Gynecology and Obstetrics riporta la sperimentazione clinica di Baby Birth. Ripeto, questo non è un progetto su Baby Birth, ma su un nuovo modello, che appunto ci sono delle istruzioni cliniche d'uso e, giusto per conoscenza di tutti, è il fatto della cintura che accompagna le contrazioni, è un qualcosa che viene dalla Cina ormai circa di 15-20 anni fa. In Cina, in molti ospedali, avevano inventato, fra virgolette, questa fascia che non era ergonomica e quindi diciamo, aiutava la donna dalla fatica, il torchio addominale, e evidentemente, lo so anch'io, ci sono per quella fascia lì dei risultati non ottimali. Per questa fascia qui, della quale ho seguito anche io la sperimentazione clinica, è una fascia ergonomica ingegnerizzata con tre camere che spinge nella corretta direzione. Questo studio è per Londra, uno studio a Londra su 500 donne. Sì, lo so, ma non è Baby Birth, è una cintura, ora non mi ricordo come si chiama, ma è una cintura che viene dalla Cina e che poi era stata acquisita negli Stati Uniti, ma non è Baby Birth. Assolutamente. Basta, io non so se devo rispondere. Siccome le domande erano due di associazioni, e poi dopo diamo una risposta parapolitica noi. Io sono sicuramente un po' di parte, avendo poi sposo appieno quello che hanno detto le colleghe, nel senso che sono cose che noi viviamo e il nostro compito vorrebbe essere quello oggi di essere un po' dei vigili nei confronti delle istituzioni, di essere al fianco delle istituzioni per portare le nostre esperienze, perché spesso effettivamente concordo con quello che diceva il dottore prima, nella sala parto a volte effettivamente sicuramente ci sono le emergenze, non si riesce subito a compilare il CEDAP, non si riesce subito a compilare un partogramma, a seguire un po' tutto quello che è successo. La realtà è, come dicevo prima, che comunque siamo genitori, ci aspettiamo, arriviamo con delle aspettative che poi ci portiamo nel tempo, con dei drammi che ci portiamo nel tempo. Come diceva Claudia prima, la gravidanza nel post evento traumatico è anche quella un evento traumatico che va gestita in un determinato modo. Sono del parere che non ci debba essere la medicalizzazione, sono d'accordo sul fatto che bisogna comunque avere oggi dei trattamenti un po' più adeguati, cioè rendersi conto che a volte non stiamo parlando comunque di vite umane. Io ritengo che sia giusto far emergere la best practice oggi, perché purtroppo si parla solo di malpractice, ma come diceva Claudia, fortunatamente la vera malpractice è limitata. La delusione spesso da parte del genitore di come è stato trattato è molto molto più ampia. Io tempo fa parlavo proprio con alcuni referenti del Ministero, dicevo che secondo me su 10 sinistri, e parlo di sinistri per cui con una dimostrazione totale di malpractice, probabilmente se ci fosse il giusto trattamento da parte del sanitario nell'accogliere l'evento infausto, questi 10 sinistri, 8 probabilmente non arriverebbero a un risarcimento, o arriverebbero a un risarcimento estremamente limitato. Io vi racconto un caso, noi ci siamo trovati con un ospedale a gestire una situazione di reale malpractice, perché è intervenuta la magistratura anche nel penale, e abbiamo dovuto battagliare con alcuni sanitari, ma soprattutto con i legali dei sanitari che hanno trattato i genitori, per fortuna che nella mediazione non erano intervenuti, proprio come carne da macello, dicendo vabbè, ma tanto ci vedremo in tribunale, ridendo quasi dell'evento. Io dico sempre, parliamo di un bambino che è morto, parliamo di una gravidanza che è esitata con un evento infausto, parliamo di un bimbo che arriva a casa con delle gravi disabilità. Quella non è il caso, non è la gravidanza che purtroppo esita, perché abbiamo fatto un'ecografia un secondo prima, come uno che va dal medico, gli fanno l'elettrocardiogramma, due minuti dopo fa un infarto, non era prevedibile. Parliamo di casi che potevano essere prevedibili, ci sono delle morti, ci sono delle disabilità che sono disgraziatamente prevedibili, possiamo dire che non lo erano perché a volte fa comodo, e vi garantisco che la mia esperienza in questo senso, parlo sia da assicuratore quando assicuravo i medici, che poi da papà in cielo e da presidente di
un'associazione, da collega di altre associazioni con le quali mi confronto, vi garantisco che spesso l'approccio della malpractice nei confronti del genitore è quella di lei non sa chi sono io e di usare dei termini molto spesso incomprensibili, perché disgraziatamente il genitore in quel momento è preso dal lutto, perché di lutto si parla anche se il bambino non è nato, ricordiamocelo sempre, e si cerca comunque di insabbiare, perché io mi rendo conto che il sanitario non è preparato a gestire una morte, specialmente un sanitario che va a gestire una vita, però sono d'accordo che bisogna essere preparati sia i genitori su tutto ciò che vuol dire la gravidanza, sia il medico, perché può disgraziatamente succedere. Il nostro compito, sia come associazioni ma come neocostituita ormai consulta, sarà quello di essere al fianco delle istituzioni, ma di essere anche attenti e vigili, per cui anche in certi momenti di usare il pugno di ferro dove dovesse servire, per pretendere che nelle aziende ospedaliere e nelle istituzioni si comincino ad utilizzare delle metodologie che siano sicuramente diverse e che siano a tutela di queste nuove nascite. Grazie. Semplicemente alcune riflessioni. Intanto grazie alla consulta, tale vi considereremo, e quindi insomma, la collaborazione anche con le istituzioni sarà assolutamente molto utile. Devo dire, non ho nulla da aggiungere a quello che le associazioni hanno ribadito, perché mi sento di condividere pienamente le loro affermazioni, anche in qualche maniera espresse con una grande pacatezza, una pacatezza che non sempre ci si aspetta da persone che hanno vissuto tragedie come questa. E ai tecnici invece dico, ovviamente a noi, alla politica, aspetta trovare una soluzione ai contenziosi, alle male pratiche, alle garanzie certe per le famiglie e al basso indice di natalità che in questo momento c'è nel nostro paese. Quindi questa nostra proposta, in sintesi, è un tentativo di riflettere insieme a voi, insieme alle vostre considerazioni, per garantire sicuramente una gravidanza migliore e garanzie certe per le donne che ovviamente vivono questo momento con grande amore e con grande, in qualche maniera, attenzione verso il futuro della loro gestazione. Grazie. Le ultime, per concludere, io vorrei sottolineare questi due aspetti. Da un lato, tutto quello che riguarda l'evento nascita richiede un modello organizzativo che deve tenere conto della complessità, che non sempre ha quel ritmo pacato per poter intervenire con la dovuta calma, con la dovuta, come dire, confronto punto per punto. Molte volte ti richiede il prendere delle decisioni, in un certo senso in tempi rapidi, in tempi contenuti, per i quali tu devi, come dire, mettere mano in maniera molto forte a un'esperienza acquisita e soprattutto anche molto forte a una motivazione che è quella, diciamo, di garantire contestualmente il bambino, contestualmente la madre, con la maggiore dignità possibile, con la maggiore qualità di vita possibile e con il minor danno possibile. Tutto questo in un momento che potrebbe essere caratterizzato da quella urgenza che necessariamente ti porta a metterti in gioco in quel momento. Perché dico questo? Perché dico che ci vuole una preparazione a monte, sicuramente, ci vuole una competenza che tenga conto degli sviluppi della tecnica e della scienza, ci vuole una competenza che tenga conto del mutato clima in cui si svolgono i processi decisionali delle donne oggi, in merito al parto, ma dei pazienti comunque, in merito alla sanità. La cultura del consenso informato sta diventando una cultura molto importante per tutti quanti noi, come una realtà con cui doverci misurare. Questo richiede formazione sulla competenza specifica, formazione sulla competenza tecnica, formazione su quello che è il modello che si sta mettendo in piedi in quel momento. Il disegno di legge vuole essere, da questo punto di vista, una risposta a questo. Molte delle cose che ci sono cose che nascono da esperienze che abbiamo raccolto, che nascono da una funzione di ascolto che abbiamo svolto, ma, come vedete, questo è proprio, rispetto a un processo legislativo, questo è come un embrione che deve crescere, svilupparsi e che in corso d'opera può assumere delle caratteristiche anche diverse da quelle che erano iniziali. L'importante è che si costruisca insieme, perché un disegno di legge funziona se le persone che poi dovranno applicarlo, caso specifico, medici,
ostetriche, se vogliamo aggiungerci psicologi, se vogliamo aggiungere infermieri, se vogliamo aggiungere personale tecnico amministrativo, lo vogliono e lo individuano come una risposta a un bisogno. Questo, per questo diciamo, la gestazione di un disegno di legge è importantissima, per cui noi siamo totalmente aperti a ricevere consigli, a ricevere suggerimenti, a ricevere proposte, ma veramente con grande apertura. Anche per quello che riguarda il baby birth, certo a noi ci piacerebbe che potessero partire delle sperimentazioni per avere dei numeri, per avere dei dati. Siamo totalmente, come dire, attenti alla possibilità che qualcuno abbia voglia di sperimentarlo, e mi riferisco a voi che insegnate che ci sia qualche tesi, che ci sia davvero un gruppo di ricerca, qualcuno che si ponga questo domanda, esattamente come ci piacerebbe che nascessero dei dati scientifici anche rispetto all'ecografia intrapartum di chi ci sta studiando. Un disegno di legge è una proposta di studio, una proposta di approfondimento, anche che nasce dalla voglia di, come dire, di fare una proposta alternativa. Non è mai o così o niente. Quando tu lo poni in questi termini, o così o niente, la risposta è molto semplice: niente. Cioè, per antonomasia il lavoro della politica è un lavoro di mediazione, di costruzione del consenso. Consenso, insisto, con la società civile specificatamente coinvolta, consenso all'interno della Commissione con i colleghi di schieramenti politici totalmente diversi, a volte anche con competenze professionali diverse, con sensibilità diverse. Quindi noi siamo, come dire, totalmente abituati all'idea che il consenso lo devi costruire un po' alla volta, facendo cultura, raccogliendo le argomentazioni, diciamo, di contrasto, cercando di trovare un punto di riferimento. Quello che noi non vorremmo mettere in discussione sono due cose. La prima è sapere che la sicurezza deve essere possibile, la maggiore sicurezza deve essere possibile, credere che la sicurezza che noi vorremmo raggiungere è, secondo un piano inclinato, il più naturale possibile. Quanto? È la clinica molte volte che ce lo dice, è la consapevolezza degli eventi che si creano, è la capacità di trasformare un evento critico in qualche modo in una fonte di apprendimento nuovo, se volete in certi casi perfino di un valore aggiunto. Questo è l'obiettivo fondamentale della legge. Il secondo obiettivo della legge è recepire attraverso tutta l'esperienza che le associazioni ci portano, che si chiama dolore, che si chiama sofferenza, e quanto è interessante quello che tu dicevi prima, mettendo in evidenza l'umiliazione doppia, tripla che il genitore deve subire, perché ha perso il figlio, perché in qualche modo si confronta con una ostilità che nasce dalla difficoltà a fare chiarezza sui dati. Vedi le cartelle cliniche composte dopo, vedi dei contenziosi. Il caso della bambina Nicole, non voglio entrare qui, sappiamo tutti, era morta prima questa bambina. Quindi voglio dire, ci sono situazioni complesse che rimandano a una dimensione etica e a una dimensione medico-legale di tutti noi. E noi vorremmo però che il genitore si sentisse sempre ascoltato, sempre coperto, che si sentisse accompagnato nel momento in cui si misura con la perdita del bambino, ma anche accompagnato nel momento in cui si misura quando va a chiedere giustizia, sia quando chiede verità e quando chiede giustizia. E vorremmo che questo si facesse anche con quella competenza che nasce dalle CTU, che fosse impostata davvero a criteri, non come ci faceva vedere prima la dottoressa Canfora, di chi si pone in modo da dire così scoraggiamo assolutamente il contenzioso. No, noi vorremmo semplicemente che fosse fatta giustizia, non siamo né a favore del contenzioso, né a favore, non facciamo una, no, no, non c'è né la lobby di un senso né la lobby di un altro, c'è soltanto l'amore alla giustizia, l'amore alla verità e, per quello che ci riguarda, l'amore alla vita. Quindi vi ringraziamo. Restiamo in attesa, le nostre poste elettroniche ce l'avete, sia quelle, molti di voi, sia quelle, diciamo, tra virgolette. Ve lo stiamo chiedendo, voi siete intervenuti qua, poi nel tuo caso specifico c'è una funzione reale, siete intervenuti qua a una conferenza stampa e quindi, come frutto di questa conferenza stampa, ben vengano e noi li riceveremo con tutta, in questo momento, ascolta, la risposta è così, in questo momento li riceviamo a titolo personale, perché stiamo lavorando così. Nel momento in cui arrivasse in dibattito in commissione prima, cioè sostanzialmente in commissione, questo si convertirebbe in quello che si chiama invito per un'audizione,
quella diventa il momento ufficiale, no? Ecco, però in questo momento ve lo chiediamo proprio per costruire questa cosa. Grazie infinite a tutti voi e prossima.